È uscito il trailer di One Piece su Netflix, andiamo a vedere com'è. Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, ciao cari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oh, oggi raga, come avete letto dal titolo, come l'avete letto qua sotto, oggi andiamo a reactionare, diciamo, il nuovo trailer della nuova serie TV di Netflix di One Piece in pop, con gli attori veri, com'è che si dice? In live action. Quindi andiamolo a vedere perché ho visto già alcuni spoiler, alcune cose, però devo dire che dalle prime immagini che ho visto un po' spizzicando quella, devo dire che tanta roba, ma andiamolo a vedere. Ovviamente raga, non prima che come al solito, ve lo dico sempre, come al solito vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentare e fate tutte le cose che dovete fare sempre. Dai raga, andiamolo a vedere e vi dirò la mia, e poi voi scrivete qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se anche voi siete d'accordo con quello che dico io oppure se avete in mente altre cose. Andiamola a vedere raga. Oddio, questa pare tipo Capri, pare. Hanno fatto tipo una ricostruzione tipo alla Capri. Però va bene. Allora, l'attore che interpreta Luffy, ragazzi, secondo me gli attori, a prescindere, sono precisi. Precisi sono. Però, devo dire, finora pure la nave è stata fatta... benissimo. Sono del parere che deve essere fatto proprio preciso, almeno visivamente deve essere fatto proprio preciso come l'anime e il fumetto. No, continuiamo a vedere però, eh. Mi serve solo una ciurma fidata. Credo che insieme saremmo una bella squadra. Zoro, raga, Zoro è tanta roba, che poi è lo stesso attore che interpreta quello dei Cavalieri dello Zodiaco, interpreta Pegasus dei Cavalieri dello Zodiaco, che sempre uscirà prossimamente su Netflix. Lui, pure lui, Zoro, raga, c'è sta, pure quella scena che lo prende all'inizio, che sta così, con, avete visto il poster di dietro del generale, quello, il generale Mascelloni, lo chiamo io, preciso raga, preciso. Continuiamo, andiamo avanti, andiamo a vedere. Verso la rotta maggiore. Un tratto di oceano insidioso. Con isole più grandi. Raga, cioè questo è quello. Questo è Red, raga, lo vedete? Red col mostro che gli emagna il braccio, raga. Tanta roba. Solo perché c'è sta Red, raga. Tanta roba. Il mostro prima pareva un po' ambiguo, un po' strano, però. Messo così, da, diciamo, in primo piano, diciamo, davanti, è più figo, diciamo, eh. Andiamo, continuiamo a vedere com'è. E pirati più cattivi. No, raga. È impressionante, oh. Allora, raga, finalmente una serie che li fanno precise le persone. Oh. Mi piace, devo dire, finora devo dire che mi sta piacendo. Andiamo avanti. Ha un po' d'attenzione. Io non lavoro per te. Percepisco una certa tensione in questa giornata. Fantastica. Siamo fantastica, Nami, ragazzi. Non navighiamo insieme da molto. Però ci guardiamo alle spalle a vicenda. Raga, ma Sanji, tanta roba. Gli attori li hanno scelti proprio bene, devo dire. Complimenti, quindi. Finora a me sta piacendo, oddio, un po' la scenografia dietro sembra un po' così arrabattata, però devo dire che finora a me sta piacendo. Continuiamo, andiamo a vedere. Bello raga, bello. Asop, però ad Asop non gli hanno fatto il nasone, sì. Azzo, ci dovevano far nasone di Asop. Però vabbè,
Stica, diciamo, però la, pure la posa che hanno fatto così con la gamba tutti quanti insieme, me piace, quindi credo sia una cosa molto molto fedele all'anime o al fumetto comunque. Speriamo, continuiamo a vedere come finisce. E gli è dal cazzotto. E quindi ci sta, devo dire che mi piace. Oddio, l'effetto del braccio gangam così è un po' vabbè, però ci sta, a me piace molto, devo dire, finora. Tutti i grandi guerrieri annunciano le mosse finali. No, non lo fanno. Effettivamente. E vabbè, One Piece, beh, pure il logo mi piace, è stato fatto bene. 31 agosto, raga, quindi a breve proprio, A breve proprio, raga, quindi devo dire tanta roba. Allora, quello che a me mi piace di più, molto, che mi piace molto, è il fatto che cioè i personaggi siano stati fatti fedelmente come lo sono negli anime, nei fumetti, nei manga comunque. Siano stati fatti fedelmente, senza troppi pensieri, troppe cose studiate, rielaborate. Io sono del parere che così è, perché abbiamo visto tanti meme che dicevano originale adattamento Netflix, originale adattamento. Stavolta Netflix ha fatto le cose come a dire: mo vi faccio sta cosa, meme non ne potete fare, perché sono precisi, sono loro, cioè sono fatti proprio precisi, devo dire, Alcuni ho sentito alcune persone che dicono sembrano tipo cosplayer che hanno fatto sta cosa. Però raga, io sono del parere che deve essere fatto fedelmente, almeno visivamente, dei personaggi fedelmente a come è il manga o l'anime. Quindi per me, come estetica, diciamo, come estetica, voto 10. Poi forse probabilmente non si prenderà molto sul serio, quindi magari le dinamiche della serie non sarà una serie molto molto leggera, diciamo, molto giocosa, scherzosa, non sarà una cosa molto molto che si andrà sul serio, diciamo. Però devo dire che a me piace molto, almeno così come l'abbiamo visto adesso, a me personalmente mi piace. Voi invece, ragazzi, scrivete qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Magari la CGI è fatta un po' però anche i più grandi non è che hanno una CGI esagerata, però già il fatto che Netflix le abbia fatto il braccio allungabile, gam col braccio allungabile, raga, già quello è tanta roba, che poi forse non sia il massimo della, però devo dire che finora è tutto preciso. Io sono del parere che deve essere fatto tutto preciso, magari una storia un po' diversa, però non credo la storia sia diversa, perché abbiamo visto le varie scene, quindi la lotta quella col pirata pagliaccio, non mi ricordo il nome, sì, però magari molto più sintetizzato, perché tra l'arrivo di Zoro, l'arrivo di Nami, di Usopp passano un bel po' di episodi, quindi magari sarà molto più concentrata come cosa. Però va bene. Solo il fatto della nave, della Going Merry, mi è venuto il dubbio, come cazzo sa fa più? Perché originariamente, cioè, credo, se non ricordo male, gliela dà Usopp, se non sbaglio. Poi invece fa vedere come se l'ha già vista da tanto tempo. Però vabbè, questa almeno è un po' la riadattazione della serie al live action. Ci sta, raga, che la storia venga un po' più modificata rispetto all'originale, sennò veramente è una pialla, cioè almeno sia un po' di storie, un po' di vicende, spero siano delle vicende almeno un po' diverse, almeno per cambiare, perché sennò già sai come inizia, già sai come finisce. Quindi vabbè, ragazzi, voi scrivete qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Noi invece ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, raga, andate a seguirmi anche sul mio shop Etsy, perché sto pubblicando cose parecchie nuove, cioè ogni giorno pubblico delle cose nuove che sto vendendo. Andatela a vedere, vi lascio il link
qua sotto nella descrizione del video, in tutti i futuri video, vi lascio sempre qua sotto la descrizione. Mi raccomando ragazzi, noi invece ci vediamo al prossimo video e quindi ciao carini!